quello che è lo scopo principale della campagna della settimana nazionale della prevenzione oncologica, che terminerà con il 21 di marzo, ed è proprio dedicata ai giovani e giovanissimi sulla sana alimentazione. Sana alimentazione, non fumo, attività motoria, significa far crescere nettamente il numero di pazienti oncologici guariti, ma soprattutto significa avere dei bambini sani e non in sovrappeso, perché è assurdo che nella patria della dieta mediterranea ci siano i bambini più in sovrappeso. E questa esperienza è stata molto positiva, perché da 3 mesi stiamo facendo dei corsi di sana alimentazione con le mamme di tutti questi alunni che hanno partecipato in maniera massiccia, e oggi si conclude con dei piatti preparati presso le loro abitazioni da queste madri, che vinceranno anche i primi 3 premi dedicati appunto a questa manifestazione.